Allora, partiamo intanto dalle novità editoriali, insomma. Che cosa c'è in programma per il 2019, insomma, qualche nuovo libro? Allora, in realtà ci stanno un po' di cosette, nel senso che ci sta adesso la Calzolone, c'è la ristampa nell'edizione nuova del Polpo alla gola con alcune pagine inedite, che per me era importante perché era un po' un modo di contestualizzare un po' una cosa che è uscita 7 anni fa e che ad oggi, dopo tutte le più uscite dopo, c'ha senso all'interno di un percorso, non andava di riprendere quel discorso là. E poi invece dopo l'estate ci deve stare una raccolta di, sia di cose edite che non sono mai state stampate, sia di inediti che dovrebbe uscire, appunto, non so, dove provo a mettere un filo conduttore che fa un po' il punto di quello che sta all'interno del libro, e dovrebbe essere intorno a ottobre. Dal punto di vista cinematografico, il seguito alla Profezia dell'Armadillo, che ha avuto un buon successo, qualche altro film per aspettarselo? Io volevo mettermi a fare i fumetti, cioè sì, buonanotte, volevo mettermi a fare i cartoni animati in realtà. E mi sono reso conto che non lo posso fare da solo, quindi è qualcosa in cui mi serve una squadra, dei produttori, delle cose eccetera, e quindi mi sto muovendo in quella direzione là, è proprio quello che vorrei fare nel 2019. Poi quando questa cosa si vede il frutto del suo lavoro, può essere che ci mette qualche mese in più, insomma. Terza domanda, giorni complicati, però per la gioia dei fan alla fine ci sei. Ecco, che idea ti sei fatto di questa vicenda? Insomma, così adesso si vuole tornare alla normalità, però insomma, cosa è successo? Mi sembra una vicenda che è finita bene, nel senso che qualcuno ha sollevato il problema di averci un'organizzazione neofascista che faceva un'operazione cercando di stare all'interno di questo spazio e di accreditarsi all'interno di questo mondo qua. Qualcuno ha detto che non voleva stare a fianco con loro, io personalmente non volevo trovarmi accanto a chi, ai sudari di chi dava le coltellate ai fratelli miei. Alla fine questa cosa mi sembra che poi ha raccolto un fronte piuttosto ampio, perché poi lo stesso museo di Auschwitz si è esposto in questo senso, mi sembra che poi la decisione che è stata presa è quella pure un po' più logica. Va bene, grazie. Okay. Grazie.